Bentornato. Mi dispiace molto di averti spogliato. Il sasso non c'entra, anche se devo ammetterlo. Sei dotato. Io non ti ho mai toccato. Volevo tenerti lontana da me mentre chiamavo la polizia. Gli avresti mostrato questa? Perché hai una foto di Donna Mauer in cassaforte? Quindi tu l'avresti vista, tu lo sai che la stanno cercando tutti. È vero, ho incontrato Donna in un bar. Le ho scattato una foto per farla contenta. E quanto l'avresti fatta contenta? Ma l'hai vista? È completamente vestita, si vede anche il bar alle sue spalle. Non l'ho mai portata a casa. E allora cosa hai fatto? Le hai detto... Ci vediamo, piccola, è stato un piacere. Avresti potuto buttarla via la foto. Ma non l'hai fatto. Avevi bisogno di conservarla. Avresti potuto chiamare la polizia. Hai ragione. Sì, forse avevi qualcosa da nascondere, tipo... una notevole collezione pedopornografica. Senti, io non sono il mostro che credi che sia, ma... Va bene, ho passato il segno. Quindi chiama la polizia, mi costituirò. Il buon pedofilo si dichiara colpevole. Ma non è colpa sua, è malato, ha una dipendenza. Andrò in prigione, non è quello che dovrebbe succedere? Sì, potresti farti un po' di galera. Poi, chi lo sa, psicoterapia, farmaci, gruppi di autoaiuto, i vicini avvisati ogni volta che cambi casa, che ne dici? Rovinerà la mia carriera, rovinerà la mia vita. A Roman Polanski non hanno dato un Oscar. Ma perché il ghiaccio? Lo sai, ho letto il profilo della persona che ha rapito Donna Mauer. È un solitario. Si crede un gran furbo. È uno che ci sa fare con le ragazzine. E colpirà di nuovo. Somiglia parecchio a te. Non sono io. Forse no, ma... le foto che ho trovato e... come volevi farmi ubriacare. Sei un titolo pronto per le prime pagine. Saranno tutti un po' più sicuri se faccio un po' di manutenzione preventiva. Che cazzo stai facendo? Devo raderti là sotto. Non posso lasciare i peli nella zona dell'incisione. Cosa? Beh, ho consultato la biblioteca medica di mio padre al college. L'hai detto tu che sono in gamba, giusto? Credo di essere in grado di eseguire con successo una castrazione. No! Fermo. No, no! Va bene, non è ancora del tutto anestetizzato. Di che parliamo mentre aspettiamo? Hm?